State combinate come con l'abbrodo qua in questa via. Certo. Da quant'è che è combinato un po' con la brodo? Nessuno fa niente, eh? Neanche il sindaco si muove, niente. Solo buchi, buchi e buchi. Da qua vicino. Io abito in via Bolzano 11. Preferisci meglio che andare a piedi che in macchina a questo punto. Certo, preferisco uscire a piedi, non con la macchina. Dicono fuori strada si va bene, fuori strada. Ah, tiene lei. Niente, ormai il sindaco ci ha promesso, ci ha mandato la lettera a tutti. Forse sta aspettando il giorno 4, non so. Me lo deve dire perché io sono uno di quelli che va su Facebook a pubblicare, a rompere un po' le scatole perché promette, però ancora qua siamo. Quanti giorni sono passati? Da quando ha mandato la lettera sono passate forse un mese, un mesetto. Ancora Ora niente. siamo qua, no? Forse sta aspettando che esce bel tempo perché se no non attacca la catrame, il catrame, quello che è. Non lo so, può essere, si deve dire perché non fa questa benedetta strada. Deve filmare lì, vedere le macchine, gli slalom che fanno e i motociclisti. Una via combinata con la broda. Ormai tutta Reggio è combinata con la Brosa. Se vai al Rione Marconi c'è la cosa di arte moderna stradale che hanno fatto una sedia, più una cucina, ci sono altre cose messe nelle fosse per segnalare le fosse. Cioè, la cosa principale, secondo me, di una città sono le strade. Poi ci sono anche la spazzatura, quello che è. Ma secondo la strada è il biglietto da visita per chi viene, vede questo schifo, dice: ma dove siamo? A Beirut, a un'altra città. Ci sono le bombe. La saluto. C'è un'ordinanza del sindaco. Almeno è stata attaccata lì un'ordinanza del sindaco e c'è stata passata. E si diceva che tra poco inizieranno i lavori del manto stradale, quindi aspettiamo. Per ora aspettiamo. Tanto la gente fa la cincana. Eh sì. Però se dobbiamo aspettare, almeno che sia una cosa di buono. Sì, ci ha attaccato. Ma sicuramente dopo il 4. Qualcuno già ipotizzava dopo del 4, però aspettiamo le date. Comunque è stato fatto un sondaggio del terreno, quindi una ditta già è venuta e quindi bisogna aspettare.